la storia, la nostra storia, la storia di mia, di Simona e di Ugo, eccetera, è fortemente legata a Ennio Morricone. Se posso permettermi due minuti, ti racconto un po' la genesi del mio rapporto. No, due minuti, devi raccontare. No, è un piccolo aneddoto, una piccola metafora di quello che è per me il cinema e anche il mio rapporto con Ennio, e come dove nasce. Da bambino, io sono un figlio di separati, ante libera, quando ancora ero l'unico in una scuola di preti nella classe ad essere sempre figlio di separati, gli altri erano felicemente sposati, pare sul contrario ovviamente, vabbè, insomma, te la lasciamo questo, quindi che voleva dire? Che io vivevo con il mio papà d'estate andavo da lui, andavo a Roma, lui in quel periodo di solito girava un film e quindi io lo seguivo nelle sue avventure, quindi i miei album di ricordi di papà sono lui vestito da donna, lui vestito da poliziotto, lui vestito da federale. Salce. Un Salce, il film della grande svolta di Ugo Tognazzi. Vado su quel set e assisto a molte scene, i bombardamenti dove mi metto a paura, mi metto a piangere, lui mi protegge, assisto ad una scena dove a un certo punto lo vedo uno tipo uguale a lui che ha lo stunt e che lo truccano, gli mettono il sangue al naso, le cose eccetera, e lui che viene inseguito è vestito da federale, con l'uniforme da federale viene picchiato, ma vedo tutti i trucchi, vedo che gli imbottiscono, gli mettono il cotone dentro la bocca per gonfiarlo, il sangue su per il naso, gli rompono, gli mettono il nero su un dente per rompere un dente, insomma, assisto tutto il procedimento che è quella della preparazione di tutti, un bambino è molto interessante, certo, tra un ciak e l'altro, una noia mortale, quindi ogni tanto mi annoiavo pure, però insomma, vedo tutta questa scena, passaggio di tempo, siamo a Roma e... No, non mi sono spaventato, vedevo tutto il procedimento, vedevo lui la controfigura che veniva picchiata, poi lui che usciva, il primo piano suo, insomma, solo forse tanta noia, ma non paura. Poi passaggio di tempo, siamo a Roma, al Fono Roma, mio papà stava doppiando il film, una volta i film venivano doppiati interamente, dalla prima all'ultima battuta. Ma quando entriamo dentro la Fono Roma... Ma è entrato quel periodo, se no avrebbe sposato a 10 anni. Ah no, non ci siamo incontrati, non stavo. No, ce l'avevo 8 anni, Simone. No, guarda, perché era un bambino anche se si incontrava. No, era una battuta. Ma insomma, entro dentro la Roma con mio papà, che era via Principessa Clotilde, in pieno centro, due passi da Piazza del Popolo, un palazzo umbertino meraviglioso, e c'era il portiere, che aveva una sua scrivania vestito da portiere, col grembiule, eccetera, che erano gli anni 60, e a un certo punto Ugo va verso una porta chiusa, pelle di legno, una doppia porta enorme, con due finestrelle come quelle dei frigoriferi dei salonieri, in alto, e c'era scritto Sala M. Dopo ho scoperto che Sala M si voleva dire Sala Musica. E lui si affaccia, mette il viso lì dentro e mi chiama, mi prende in braccio, mi fa vedere dalla finestrella e lì vedo un'immagine. È veramente il cinema. Vedo lo schermo con un faccione di mio papà, vestito da federale e cose eccetera. Vedo la grande orchestra, 100 elementi di orchestra, e vedo un signore con gli occhiali che dirige questa grande orchestra. E dietro questa finestrella, molto, vedo lui che dirige con l'immagine, poi dopo entriamo nella sala e sento anche la musica. Era Ennio Morricone al suo debutto. Lui era diplomato al conservatorio come compositore, però in realtà era un grande trombettista, veniva chiamato in giro per suonare la tromba, e questo fu il suo film d'esordio insieme a Stefania Salvemini. C'era anche un parentesi sempre francese, l'altro protagonista era un francese, era George Wilson, che è uno dei più grandi attori, non tanto di cinema, anche se ha fatto cinema, soprattutto teatro. George Wilson, papà di Lambert Wilson. E poi ha dei padri di Lambert Wilson. E doveva essere il ruolo
che dovevano fare di Anello. Uno tocca di Anello che disse, loro facevano due testate, facevano sempre tre o quattro film a loro cantare. E uno andò da Dianello e gli disse, senti Dianello, mi hanno offerto questo film, è un film particolare, se lo facciamo insieme lo prenderanno, diciamoci la verità papà, lo prenderanno per il solito film estivo di Tognazzi Dianello, ti dispiace se lo faccio da solo. E Dianello, poi non glielo perdonerà mai, gli disse, ma no, non ti preoccupare del tuo pari. E cioè, c'era appunto Gianluca. Sì, c'era una composizione. Una composizione.